roba da fare. Roba da fare. Io fascina, io se penso, hai sentito cosa mi ha detto Matteo? Che sono conservatore, ragazzi. Porco voi, conservatore a me. Conservatore no. Vecchia guardia, forse. Anziano, lo accetto. Vecchio bacuco ancora, arriva a dire decrepito. Guarda, fascina, passi pure vecchio rincoglionito, to. Ma conservatore, non scherziamo, ragazzi, non scherziamo. Non è che Malcolm X sulla schedina metteva 1-2 io. Raga, perché conservatore a me. Conservatore a me, raga. Porco boy, conservatore a me che non sono riuscito manco a conservarmi il posto di lavoro, fascina. Io da Renzi pretendo rispetto. Cosa devo fare perché Renzi ci rispetti come Berlusconi e Verdini? Non possiamo mica fare delle cene eleganti come facevano quelli là, ragazzi. Ah sì? Dici che poi ci rispetta? Passami un po' la bindi, va? Ciao Rosy, come stai? Rosy, c'hai mica sul tacco 12? Ah, c'hai gli zoccoli del dottor Schulz. Ah, con la vestaglia. Stai andando a dormire col bisfattolino. Ah, porco boia. Passami Cooperlo, va. Gianni, tu ce l'hai la tavernetta? Ah, non ce l'hai. C'hai il tacco 12 te. Ma ce la doveva avere. Passami Civati, va. Pippo, no niente, io pensavo a una cenetta elegante con la Bindi, la Finocchiaro e la Turco, solo che la Bindi c'ha le Schulz. La Turco è all'Ikea, con la scorta della Finocchiaro. Porco boy, ragazzi. Scusa Pippo, tu che sei giovane, perché fammi un po' capire sta acqua qua, perché... Ma Renzi, tutta sta gnocca che c'è adesso nel PD, dove l'ha trovata? Su Twitter? Pippo, comunque, per avere il rispetto di Renzi, i casi sono due. O troviamo della gnocca o facciamo qualcosa di illegale. Ma cosa posso fare di illegale io? Ce l'ho, Pippo. Mi alzo e non pago la birretta. Stai zitto che non pago la birretta. Che forse... Bersani? Porco boia, ma...